Se il folto elenco delle chiusure continua a salire vertiginosamente, c'è chi nonostante tutto tenta l'inversione di tendenza. Sono tre le attività aperte in città nel giro di un mese, fra chi si sposta da un capo all'altro, del capoluogo Peligno, chi apre nella zona sud del Corso, quella più abbandonata, o chi, come ha fatto il sulmonese Stefano Passoforte, torna a casa dopo aver girato il mondo e l'Italia. Tre si dice che è il numero perfetto, anche se la proporzione pende sempre a favore delle chiusure, ma mai abbattersi. Questa è stata la filosofia di Passoforte, che dopo aver lavorato in Messico e in altre località, torna nella sua Sulmona e rileva l'attività del chiosco della zona PEP a due passi dalla rotatoria di via Sallustio. Se è vero che i prodotti tipici permettono ancora ai giovani di lavorare, soprattutto quelli scelti e presentati con qualità, per il giovane sulmonese quello che conta è che il cliente si senta sempre a casa sua. Sto puntando su qualità, velocità e freschezza, ma soprattutto ho deciso di avviare questa attività grazie a una passione che ho sempre avuto dentro e ora sto esternando, esordito Passoforte, che ha ringraziato la famiglia compagna di viaggio in questa avventura e quanti già dei primi giorni hanno mostrato apprezzamento e vicinanza. Passione che ho sempre avuto dentro da anni, che ho esternato da dipendente e oggi mi sono sentito di fare questo passo. Chi ti senti di ringraziare? Mi sento di ringraziare me, voi clienti che sicuramente mi avete fatto crescere attraverso questo La lavoro famiglia, siete una famiglia e anche qui. la famiglia per i valori che mi ha dato. Una storia che non ha nulla di particolare se non il coraggio di osare, che di questi tempi fa sicuramente notizia. Nella vita tutto può cambiare e in qualsiasi momento.